Assolutamente, saranno sicuramente presenti il presidente Malagò e altre figure del mondo dello sport, dirigenti sportivi, il vicepresidente del Parlamento Tajani. Il ministro aveva dato la sua adesione, ma sarà purtroppo impegnato nel G7 a Stoccolma sui temi dell'educazione, ma credo che interverranno però altre figure, politici, parlamentari, spero anche membri del governo, che possano così ascoltare la viva voce le proposte dell'associazione di Andrea Lorentini, che oggi rappresenta l'associazione dei familiari delle vittime delle sedi. Ma io devo dire, nel presentare oggi questa conferenza stampa ho trovato sostegno da parte di molti colleghi che seguono i temi dello sport, in generale della cittadinanza, quindi credo che si possa coagulare un interesse importante che sia assolutamente trasversale alle forze politiche.